Allora, adesso dovreste sentirci, si spera, perché il vento è calato. Oh, la savetta hai preso? Non ci credo. Salve Salvino. Molto vicino, Pigo. Cominciano a entrare. Dateci un check audio perché adesso il vento è calato, fortunatamente, quindi dovreste sentirci. Vai a vedere il Pigozzo, anzi mi metto di qua, che non sono in controluce. Tanto Samu cerca di prendere i canoisti. Allora, ciao! Facciamolo andare. Ciao ciao! Oh, buongiorno, Buongiorno. Oh, mattinata tragica perché ci stavamo volando oggi. Vento veramente devastante. Volavamo. Ogni tanto bisognava interpretare qual era la mangiata, qual era il vento che ti piegava la canna. Adesso ha calmato un attimino e vediamo se riusciamo a... Primo, penso che ci sentano. Due. Vabbè, intanto i pesci li abbiamo messi su, nonostante che non siamo riusciti a... Una decina di pighi, due savette, poi abbiamo il solito... Questo qua che arriva, guarda. Guarda questo qua. Buongiorno. Che questo qui è quello che ha preso, vabbè, l'avete visto, l'ettincoide. Solito culo. Dai. Quindi adesso dai, ci dovreste sentire bene. Vediamo, non vedo, vediamo i commenti, però dai. Dovreste sentirci. Dateci un check. Vabbè, intanto non è che devo presentare questi soggetti qua perché ormai li conosciamo. Approfittiamo dai. Per dire che fino al 31 luglio abbiamo il 35% su tutti i nostri prodotti. Linea F, Nomura, Shizuka. La butti così, subito. Abbiamo iniziato un po' scherzosamente. Cioè, ti rovini così. Dicendo fa caldo e facciamo lo stesso sconto della temperatura. Abbiamo visto che sabato ha funzionato bene. E allora lo manteniamo per tutto il mese di luglio. Bah, boom. Allora, grazie Claudio che ci hai dato il check. E lo so, guarda, abbiamo provato a fare un video fuori, ma era improponibile oggi, stamattina presto, perché troppo vento. Problema, abbiamo aspettato la zona mezzogiorno. Dai, adesso facciamo vedere un po' tutto. Beh, come penso che abbiate capito, siamo qua a Lecco. No, perché si capisce? Pensavo di no, siamo in Groenlandia. Beh, oggi si sta bene, devo dire la verità. Adesso sì, stamattina con il vento forte in magliettina. Faceva freschino. Non ha più il fisico. Non da, esatto. Comunque, vabbè, avete capito. Questi personaggi sono il buon Manu, che è qui, che cosa fate? Rappresentante della parte di Lissone, con l'altro che fa la rappresentanza di Trezzano. Rappresentante, ma non però capo. Però non siete soli, perché là in fondo, la new entry delle dirette, c'è cioè il boss, che è arrivato direttamente dall'Emilia, Marco. Basta, saluta! Che adesso andiamo là a rompergli le balle. Però cosa facciamo? Andre, ti faccio vedere. Vai, dimmi. Stiamo provando oggi, per la prima volta, stiamo cercando di tirar fuori uno, penso, dei miglior prodotti di casa Fishing Ferrari. Per la aspetta, scusa che qua si è girato tutto. Oh, mi si vede a me. Aspetta, wow, vai. È più bella la canna di Andrea. Sì, no, esatto. Si è girato tutto non volendo. Stiamo cercando di tirar fuori questo prodottino qua, che è una cannettina da feeder, che poi avrà tutte le sue varianti in ogni tipo di grammatura. Cioè, nuova questa, non nuova, è ancora... Nuova. Questi sono i primi prototipi. Il colore è molto accattivante. È sul, non so, magari se non vede, esatto, è sul satinato. Che no, riesce a prendere bene, eccolo lì. In questo caso vediamo qua una 12 piedi con un range di lancio dai 40 ai 60. Ecco, sai grammi. Già un po' quelle che potrebbero essere le grammature che escono. Ma penso che proprio andremo a coprire sia la parte del laghetto, quindi 3 metri, 3,30 metri, okay. 20-60 grammi, fino ad arrivare alla 130 grammi, anche per pescare in queste condizioni qua, con un po' di acqua che si muove e un po' di vento. La canna è molto bella, ha tre cimini in dotazione, ovviamente uno più morbido dell'altro, e in questo caso qua abbiamo anche quella da laghetto, ma oggi... Sì, chiaro, era qua, diciamo, da visione, che dobbiamo fare le foto. Esattamente. E il mulinello in corredo, arrivato, questo è già presente in negozio, è praticamente il Kintaro, il più bel mulinello di Nomura, di casa Nomura. In questo caso imbobinato con un trecciato 9X, che è particolarmente affondante ed è indicato per la pesca feeder. Sei un pro. Perché oggi eravamo qui per provare una roba, perché abbiamo dato via alle dirette con
delle varie sfide, no? Oggi siamo qui, Bolognese Marco. Bolognese. Poi l'essere qua di dietro, che adesso andiamo a vedere cosa ci dice, a Specialist. Ragazzi, andate a Trezzano e chiedete un po' di fortuna, perché Samuele è un professionista in questo. No, si dice così, ma allora, poi è tutta bravura. Potete andare là e toccargli il fondoschiena. Esatto, dicono, esatto. Voci dicono che porta bene. Capito? E poi passiamo allo specialist. E poi il feeder che stavi facendo, sì, tu a scarroccio, feeder, vuoi far vedere come pescavi? Volevo finire fai. Che quest'oggi abbiamo preferito utilizzare, in questo caso ti faccio vedere il sacchetto vuoto, una barboca vedano ricca di grisalide, e poi siamo andati ad aggiungergli anche il formaggio, sempre in farina, tutto quanto presente nei nostri negozi. Abbiamo visto che per far rimanere un po' di più il pesce in pastura, Samuele si è ingegnato di mettere il mais. È vero, oggi andava. E riuscivi a vedere qualche mangiata in più. È vero, è solitamente, vero. Come sappiamo, si usa la rossa. Abbiamo anche questa, ma in questo posto non è particolarmente indicata. Sembra che entrano di più sul fondo chiaro. Oggi sì, particolarmente sì. Proviamo a fare un lancio. Vediamo sì, intanto tu peschi, intanto facciamo vedere cos'è il mix che hai fatto, che dopo non gigioneggiarci troppo lì di dietro, perché... Ma qua è praticamente la pastura che vi ho fatto vedere prima, con dentro dei bigattini sfusi che poi all'occorrenza si aggiungono, e del mais di prima scelta, sempre a nostro marchio Fishing Ferrari. Diciamo che stamattina è stata la sagra del persico. Perché nei fatti oggi era meglio andare a vendere i persici ai ristoranti, che sicuramente no, era la saga del persico, perché c'è stato un momento che ne facevi uno a lancio, praticamente. Sì, è stato tutti belli su una spanna. Infatti c'erano i locali che forse erano qua dietro che dicevano: ma perché rilasciate i pesci? No kill sempre, dai. Va bene, devo andare da questo qua dietro. Passa dallo Specialist. Passiamo, e anche lì ci sono delle belle novità. Ciao, va. Andiamo. Fai vedere un po'. Portatelo, Sam, se vuoi. Cosa? Il guadino devi prendere. Sì. Vai. Allora, intanto, per chi non lo sapesse, spiega un po' lo Specialist cos'è. Allora, lo Specialist sostanzialmente è una pesca feeder un po' più pesante e cattiva, aggressiva, diciamo. Quindi solitamente si pesca con esche dure, terminali di dimensioni abbastanza importanti, e anche le canne di conseguenza sono canne che non sono canne da feeder, quindi non sono canne morbide, ma canne con una schiena abbastanza importante. Perché? Perché andiamo ad affrontare comunque ambienti con correnti abbastanza sostenute, e di conseguenza andiamo a cercare pesci di taglie importanti, quindi è meglio scendere corazzati piuttosto che perdere parecchi pesci. Ne sai qualcosa? Sì. Infatti ho iniziato a pescare a Specialist per riuscire a fotografare anche qualche pesce di taglia, che con terminali come il 12-14 ovviamente è difficile portare a guadino, tranne stamattina che è andata bene e ce l'ho fatta. Dai, nell'ottica della bufera di vento. Allora, per pescare a Specialist ho portato la Dominator, che è una canna che nasce per il car fishing. Ma si adatta molto bene anche allo Specialist. In questo caso ho con me una 10 piedi, 3 libre come portata di lancio, una canna ad azione abbastanza parabolica che mi permette appunto di lanciare anche metodo abbastanza importanti. Adesso poi vi faccio vedere la montatura. E a questa canna ho abbinato il nuovo mulinello. La tiro su intanto, così ve lo faccio vedere meglio. Il nuovo Hypno, anche lui di casa Fishing Ferrari. E questo al Bite Runner. Esatto, un nuovo mulinello con il Bite Runner, il più bello che abbiamo al momento in negozio. Mulinello che proponiamo in taglia 4000 e 6000, per andare quindi a coprire sia il feeder leggero, o comunque uno Specialist abbastanza leggero, sia uno Specialist più pesante o il car fishing. Esatto. Quindi per chi è amante del Bite Runner consiglio assolutamente questo mulinello. Comunque una capienza di filo adatta a questa tipologia di pesca, ma anche al car fishing appunto. Una frizione che ha un drag di 10 kg, quindi tranquillamente possiamo sottoporla anche a sforzi importanti, che non avrà problemi.
e appunto l'ho imbobinato con uno 0,30 per il discorso che facevo prima. È inutile andare per il sottile quando si fanno queste pesche qua, perché tanto i pesci solitamente quando entrano in pastura comunque mangiano, ed è meglio magari vedere qualche mangiata in meno ma tirar fuori i pesci che andiamo ad attaccare, piuttosto che perdere i pesci appunto quando tiro su, che sennò Manu mi prende. Sì, perché poi sono andata giù la manetta. Allora, qui pescavi con... guarda lì! Diversa, non eri a Method. Come no? No, non eri con il Method, quello classico, diciamo, via. No, questo qua è un Method quello particolare, classico. Solitamente si possono utilizzare anche le molle. Le classiche molle da far passare sul filo con un piombo. Vediamo se riesco a metterlo a fuoco. È un Method, ma un po' particolare. Esatto. Un terminale 10-15 cm, preferisco non farlo mai troppo corto, perché altrimenti quando il pesce si allama rischiamo che abbia il piombo troppo vicino appunto alla bocca, e quindi rischiamo di slamarlo. E poi gli hai messo un piombino. Poi gli ho messo un piombino perché sto pescando con una pop-up. Ok. Una pop-up rossa, perché come sappiamo le tinche prediligono il rosso. Adesso vi faccio vedere come lo carico, così capite anche perché c'è bisogno di una canna che lui fa le palle piccole. Faccio sempre le palle. Chi che ti ha insegnato a fare ste palle qua? Du palle. Ah, un po' di gente che... Du palle. Abbiamo già visto anche in diretta. Potrei fare un nome a caso, Raffa. No, sì, esatto. Ma lui pesca leggero di solito. Eccolo lì. Poi l'amo lo vado ad inserire nella palla di pastura, così che durante il lancio il terminale non si aggroviglia attorno alla lenza madre. Dopodiché, appunto, quando la pastura inizierà a sciogliersi, la pallina, essendo pop-up, tenderà ad alzarsi e venire fuori dalla pastura. Intanto Manu ha incannato un pesce. Sì, intanto, ma non lo facciamo vedere in diretta. Dai, basta tu! Allora, ti lascio qua, anzi, fai una cosa, intanto che lui lo tira fuori. Se con una palla così sessioni da quanto? Quanto cambi la pastiglietta per la prostata, come si suol dire? Dipende, allora, solitamente ogni 20 minuti. Fai 20 minuti. Spesso però lascio giù la canna anche per intervalli più lunghi. Dipende anche dall'attività del pesce. Quando c'è poca attività, magari dopo qualche ora che pesco, tendo a lasciare la canna in pesca più tempo, perché magari c'è poco pesce che gira, magari anche sospettoso appunto, e di conseguenza è meglio lasciare la zona tranquilla, lanciare poche volte, magari pressare un po' di più la palla, così che la pastura rimanga in zona per più tempo. Oh, ma dici che sta facendo finto o ha preso veramente qualcosa? No, secondo me è un persico e... Sì, fa finta, fa. Oh, stai facendo finta? Servando la cena per stasera. Persico? No, non è vero, guarda lì, pigozzo. E oggi Manu, devo dire, che è in bolla rispetto a Samu, e stavolta... Vabbè, per forza, l'ho lasciato pescare sotto. Ecco, adesso sempre gli altarini. Adesso andiamo da Marco, che lui, poverino, lui gioca fuori casa effettivamente, però dai, guardalo lì! La prossima volta andiamo a casa sua. Eh sì, bisogna andare a casa sua la prossima volta, è vero. No, perché doveva trovare un po' la bolla, effettivamente oggi non è facilissimo, come situazione bolognese del Tanaro. Sì, adesso andiamo a chiedere. E devi dirmi ancora qualcosa, l'aromatizzazione l'abbiamo vista della pastura? No, la pastura da andiamo. Non l'abbiamo vista. Intanto il pigo va a farsi un altro giro dentro. Bravo Manu, se no, se non ci fossi tu, questo qua oggi penso solo alle tinche, questo qua. Diciamo che qua ne vale la pena. Sì, qua ne vale la pena, esatto. Allora, pastura. Stessa linea di quella che Manu vi ha fatto vedere prima al formaggio, ma questa volta alla fragola, perché come sappiamo le tinche prediligono la pastura dolce piuttosto che una pastura salata, e solitamente il colore che va per la maggiore, a differenza che per gli altri pesci in questo posto, per le tinche è il rosso. Come avete visto, ho innescato anche una pallina rossa, rosa, comunque solitamente quelli sono gli inneschi che utilizzo. E questa appunto è la pastura, la vedete aperta perché abbiamo scaricato qualche palla dentro, diciamo. Sì, solo qualcuna, visto che 3-4 etti di roba, esatto. Di palla luna. Questo è quanto. Ultima novità che ho da farvi vedere è il manico del guadino nuovo.
manico da 2,10 m in due sezioni, quindi molto comodo sia nel trasporto. Come lo chiudi, tacchete! Sia per guadinare magari pesci dalla barca piuttosto che in ambienti nei quali c'è poco spazio e ci serve un manico corto, ma anche negli ambienti in cui ci serve un manico lungo andiamo ad utilizzarlo per intero. Perfetto. Quindi nella sua lunghezza 2,10 m e arriviamo dove vogliamo, insomma. È molto comodo anche nel car fishing, appunto, spesso si utilizza il guadino a due pezzi, perché una volta guadinato il pesce si tira indietro il guadino, ci si porta il pesce senza tirare indietro 2 metri di guadino, ovviamente. Sì, qua è comodo anche staccando l'ultimo, perché esatto, puoi entrare in acqua portandoti quello piccolo, e perché c'è una gronda che rischi sempre di smettere se vai dentro. Guarda, intanto attenzione, vedi, guarda lì. Vabbè, cioè, dovevamo andare per forza dal... Cioè, vedi che la mano, anche se si è fuori casa, la mano non manca. Ci vuole un po' di più, ma poi se la mano c'è... Ciao Marco, new entry fisherman in diretta. Ce l'hai lì? Ti vado a prendere. Guardalo lì. Prima volta qui in Adda, tu, vero? Prima volta. Come ti sembra? Quindi stavamo dicendo in diretta che però la prossima dobbiamo farla a casa tua. Perché se no non vale. I nostri fiumi sono un po' diversi. Vabbè, però non vale. Tu che arrivi, dicevi, dalla zona emiliana. Sì, io arrivo da Bologna. Da Bologna. Esatto. E di solito peschi dove? Bolognese, Reno, Santerno. Ecco. I paesi esteri, la Slovenia. Però lì da te è un pochino più importato, un pochino più basso. Allora, tu bolognese, quindi hai due assassini là, esatto, che fanno feeder e specialist, e tu bolognese. Esatto. Okay. Stamattina un po' dura perché vento veramente. Stamattina un po' troppo vento. Era tanto vento. Esatto. Facciamo vedere qualcosa? A parte che c'è una chicca che di solito fa fatica a trovare, ma portacanne quello... Tac! Comodissimo. Allora, bolognese da... 6 metri. 6 metri. Artistic Superior, appena uscita, quindi con un mulinello nuovo della Nomura, quindi abbiamo associato linea F con Nomura in questo caso, il Kanji Specialist. Ok, è un 3000. Quindi una bella linea. Ok, e stai pescando con un galleggiante da 2 grammi finale 008 ammo 24. Un bulk lì, vediamo se riesco a farlo, esatto, vedere. Allora, prima diciamo eri giù sotto, ma lì è un pochino più difficile perché c'era meno fondo. Assolutamente. Dopo siamo riusciti a venire in su, c'è più fondo e qui già decisamente cambia. Esatto. Hai provato un po' a galla fiondando, però i nostri cavedani oggi non ne vogliono non sapere. Invece i pighi sì, adesso stai pescando con incollati. Sì, ho usato la ghiaia, la nostra, ghiaia. Adesso fra un po' ovviamente devo rifarla. Devi farla perché ormai siamo ormai alla fine. Ok, e anche tu persi, c'è volontà. Poi il problema è che qui non so se lo vedono, però è un delirio di pesciolini. Sì, qui cioè, è una nursery imbarazzante. Esatto. Allora io mi metto dietro, sì, e ti vediamo. Ok, pescare. Intanto. Allora, sì, tra l'altro signori, adesso veramente è pazzesco perché c'è il venticello giusto, temperatura giusta, potete stare in acqua bella fresca, e adesso facciamo un giro. Questo qua, ma scusi lei, ma guardate lì che essere ignobile al telefono mentre si lavora, non si sta al telefono mentre si lavora. Allora, tra l'altro oggi, essendo in settimana, abbiamo detto, girano un po' poche barche. Beh, effettivamente sì, ma qualcuna passa. Stamattina, nonostante il vento, era delirante la situazione di bollate. E mi ammazza qualcuno. Oi, sei fermo? Oggi è teso, mano, la sentiva proprio
sta giornata, perché era proprio concentrato, teso. Ah, ma devi rimanere concentrato. Bravo. Perché oggi è particolarmente difficile. Cioè, Esatto, perché allora il pigolo l'abbiamo fatto vedere, la savetta l'abbiamo messa nella foto perché stamattina mangiavano, poi si sono fermate, non grandissime, però l'abbiamo fatta, abbiamo fatto la scardola, quindi sono tre specie diverse, il persico, la tinca, mancherebbe un bel barbone. Il barbone c'è stato il sospetto della una partenza, esatto. La partenza in realtà poi si è rivelata una tinca, vabbè, bello, bel pesce anche quello. Con sto caldo girano i pesci, Lorenzo, guarda. Allora saltano e girano sicuramente, non sono così attivi, diciamo la verità. Abbastanza alti. Sono alti, non attivissimi, però si fanno, nel senso si fa un po' fatica, ma si fanno. Capita di vedere la mezza mangiatina quando cade. Infatti l'ideale secondo me oggi era una bolognese da 8-9 metri, però il vento non aiutava stamattina. Cioè l'ideale era farla stamattina effettivamente, perché era la condizione giusta. In teoria non davano così tanto vento, invece abbiamo preso praticamente la bufera, c'erano le onde bianche sul lago. Però no, si prende, diciamo che non abbiamo una quantità enorme di pesce, ma si prende. Vediamo, adesso ti faccio vedere nel caricarlo. Tra l'altro forse non l'abbiamo detto, stavi pescando con 40. Sì, in questo caso qua sì, ho rimesso 40 per essere un po' più leggero. Si fa un tappo di pastura, si mette dentro dei bigattini in modo tale che escano. Allora, 40 diciamo che scarroccia il giusto, sì. E poi si blocca, esatto, a un certo punto dove c'è lo scalino. E poi vado a richiudere. Però dirti che questo oggi è stata la miglior soluzione non posso dirtelo, perché a volte ho preso con 60 grammi. Sì, era un po' strano oggi. Le ho fatte con 90 grammi, quindi proprio oggi è tutto un tentativo. Allora, quindi vabbè, 40 diciamo che scarrocciate abbastanza giusti, 30 o 25 va via abbastanza veloce, quindi a pescare più quello sta pasturando lì in mondo. Sta pasturando, speriamo che entra qualcosa. E invece vabbè, sopra il 40, comunque 50 sei fermo, esatto, e provi a pescare fermo. Esatto. Beh, ti posso far vedere comunque anche questi... fregato! L'ha mangiata veloce. Aspetta, che dice Lorenzo? State a Cavedani. Allora, Cavedani stamattina ha provato Marco, ha provato anche... Abbiamo provato a allungare i finali, ma non mangiavano. Abbiamo provato anche... Saltavano di brutto, ma non mangiavano. Abbiamo provato a insistere con Black Up, esatto, con i bigattini sfusi, il terminale da 1,80 m. Fai vedere il Black Up, che magari non tutti lo sanno, che è quello da cagnotto, è leggero. Terminale da 1,80 m, a meno del 20, filo dell'11, solitamente un cavedanone lo attacchi, ma non ha funzionato. Oggi no. Devo dire che è veramente, veramente... Oggi vanno i pighi, le savette mattutine. Le savette quando ne hanno voglia. Io l'altro giorno, per dirti Lorenzo, sono passato, in realtà i cavedani sulla serale li hanno fatti, anche belli. Però oggi, tra l'altro abbiamo visto anche sgallare diversi siluri stamattina, che andavano anche quelli su, che rompevano un po' le scatole. Qua Andre, visto che siamo in attesa, ti faccio vedere la cassettina porta finali che utilizzo io, Samuele. Se sei pro... Questa qui è disponibile sempre in negozio. Allora, che utilizzava? Vedi che Lorenzo dice che finale utilizzate? Allora, vai. In questo momento l'amino del 20 con il finale dello 0,11. E chiaramente a bolognese, che hai un po' più di elasticità, ti permette di scendere anche. A feeder scendere più dell'11 si fa veramente fatica. Sì, già sei al limite, io direi. Già al limite, infatti qualche spaccata l'hai fatta. Spaccata l'ho avuta, sì. Io qui, guarda, di solito quando, ovviamente se poi fanno fatica a mangiare, è chiaro che tendi a scendere di filo. Però 12-14 a scarroccio. In bobina adesso su uno 0,25 di nylon. Poi gli ho fatto l'ultimo spezzone in fluoro dello 0,26. In questo caso vi faccio vedere, sono questi qua, li trovo particolarmente bene. Sono dei fluorine che risultano molto trasparenti in acqua. Invisibili quasi. Ok. Allora, prima pescavo a treccia e devo dire che le mangiate erano un po' più sincere, però ne sbagliavo anche. Sì, perché la treccia rimane più rigida, quindi hai più sensibilità sulla tocca, ma effettivamente era una vediamo, come ha detto Andre prima, solo un bigattino, vediamo se c'è un pesce. Allora, però possiamo dire che mattina ha dato un po' di più
Il problema era che non riuscivamo a far partire perché veramente non si sentiva una mazza. Abbiamo fatto una prova video anche con il topo antivento, non si sentiva niente. È andata un po' a calare verso queste ore qua. Adesso aspettiamo un po' e vediamo, perché magari poi si riattivano. È finita la pastura? Mazza, se pompi. Eccolo lì, guardalo. Mamma mia, che pesce! Guarda, in diretta mi stava arrivando. Sta arrivando il testa. Ma è arrivato. Orca Lorenzo, ci spiace. Speriamo nulla di grave. Eh sì, dai, siamo fortunati oggi. Non possiamo dire niente perché alla fine, anche se poi fai cappotto, però sei a pescare, è sempre meglio che andare a lavorare o altre cose. Vediamo se il filo dei lunghi ci tiene, perché mi sembra un bel pesce questo, eh. Non hai preso una tinca ancora? No, perché se la prendi a scarroccio non vale, eh. Non la contiamo. No, non è una. Però questo è un bel pesce, non perdermelo, che sai che se lo perdi in diretta, ai 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 ai. Aspetta, aspetta, ti do, scendi che te la passo. Scusate un secondo, eh. Dovresti riuscire a saltarci dietro. Dimmi quando ci passi. Se te la tiro su. Samu! Samu! Aspetta un secondo che gli tiro giù la canna. È già finito nella gronda? Eh beh, posso entrare se vuoi, eh. Ah, entra lui diretto. Occhio di che magari gli è andato sopra. Attento, vabbè, e bagniamoci, no? A sto punto, per un pesce, e qua è brutta perché c'è la gronda. Dai, fatti il bagno in diretta. No, c'è ancora, però, dai. No, no, è incastrato. Dai, bagno, bagno in diretta. Lo so che qui invece ancora fortunatamente le tinche ce ne sono in abbondanza. Speriamo che rimangano, perché sai, sia mai, però qui è uno dei posti forse mi... Una savettona! Bravo Manu! Tira sta savetta! Sì, esatto, aria pulita, amici, bravo, esatto. Ma che bello! Bravo Manu! Non ti prenderanno in giro per i prossimi giorni! Vai, che bella savetta! Adesso facciamo vedere, perché può essere un essere mitologico anche per tanti la savetta, perché è sgagnata, anche è sgagnata da qualcosa, tra l'altro. Guarda di che sgagnata! Slamala, che poi la facciamo vedere in acqua. La savetta, eccola qua! Dai, presa al volo, è sgagnata, vediamo se riusciamo. Aspetta. Questa è una bella sgagnata, cormorano? Boh. Ciao Savettina! È una bella sgagnata, si è presa, eh? Comunque, Savetta che si vede bene dal naso davanti, il bagno l'hai fatto, dai. Sì, è caduto un po'. Va bene così. Sì, tanti pesci che abbiamo preso sono stati segnati, purtroppo. Vediamo che la pasturazione di Samuele ha fatto effetto. Dici che è stata quella? Vabbè, è andata via facile, dai, è caduta via un attimo, ma almeno era in acqua. Succede. Scappata via di mano un attimo. Che dice che se peschi sotto sei avvantaggiato. Oh, tra l'altro, tra l'altro dicevano che calava il vento. In realtà sta tirando su ancora, sto vento è imbarazzante, cioè incredibile. Però sì, è tutta mattina che dice quel personaggio là, perché pesca sotto, prende di più, che palle, oh. Cioè, andiamo là adesso anche da Marco un po' a vedere, però d'altronde fa un po' fatica, perché essendo prima volta, giustamente, devi metterti in bolla. Oh, va che c'è quella scimmietta che si muove, eh? Ma no, sei sicuro di averla messa corretta quella scimmietta lì? Non era da mettere al contrario. Allora, invece tu qui,
Cosa fai vedere? Io qui... Un casotto hai fatto, guarda lì. No, nessun casotto, devo rifare la montatura. Ah, ecco, vedi. Oh, bravo. Comunque ti provo a prendere un pesce, vediamo. Allora, oggi, detta che abbiamo fatto feeder VS Specialist VS Bolognese, con queste condizioni qua sta rendendo molto di più il feeder a scarrocciare o quasi fermo oggi, dobbiamo dire questa cosa. In realtà, se era come l'altro giorno che ero venuto qua a dare un occhio, mi sa che Marco vi avrebbe fatto il culetto, perché era una condizione molto più da bolognese. Hai fatto? Sei già pronto? Vabbè, ho fatto, con calma. Dai, oggi, visto le condizioni, devo dire che il feeder ti dà una marcia in più, perché sono lunghi sti pesci. Lunghi sono, mangiano anche da fermi. Mangiano molto da fermi. Basta! È insalata! Nuovo pesce, il pesce insalata preso. Quindi sì, oggi fai un bel po' fatica, sì. Comunque l'acqua effettivamente non è neanche così tanto fredda proprio. Qui va anche piano. Va anche, sì, adesso sì, perché c'è una, non hanno aperto tantissimo, penso. Meno non ho guardato, ma. Allora, Marco, stai pescando? Chiedono con quanti grammi? 2,5? Due. Con 2 grammi. Sì, oggi non c'è tantissima corrente sotto. Con 2 grammi. Qualche giorno fa era molto di più perché avevano aperto e andava molto di più. Invece adesso con 2 grammi. Che tipo di... Sì, perché... Che tipo di insalata è? Vabbè, sono tutti i box qua, uè. Tutti i box. Comunque siamo contenti che, come sempre, l'Adda fornisce tanti pesciolini. Sempre tanti, che questo non è un male. No, anzi. Tanta pesaglia. Il nostro futuro. Eh sì. Poi ci sono quegli esseri lì che passano lì, che se li prendete sono 100 punti. No, poveri. Sono più bravi loro. Ah sì, prima, se non lo vedeva all'ultimo, qualcuno. Allora, vediamo se... Comincio ad avere veramente caldo. Infatti farei il bagnetto. Poi ti prendo a specialist. Mi prendi a specialist e faccio il bagnetto? Buono. Allora, tu usi invece un pasturatore diverso da quello di Manu. Sì, io sto utilizzando il cage, perché in realtà ieri sono venuto a fare un giro anche ieri. E... Perché dovete pensare che questo personaggio qua fa finta di lavorare. Io sto lavorando anche adesso. Sono i bei lavori, no? Certo. Fortuna della vita. Dai, su, facci vedere un pesce, perché qua va bene che hai fatto la tinca, sei stato bravo. Ma me li frega mano i pesci, l'ho fatto mettere sotto a posto. Ah, ecco, perché lui è sotto, prende di più, giusto? Vabbè. Ragazzi, visto ditegli... che il nostro amico, quando lo facciamo mettere sotto, prende sempre, ho detto... Faccio mettere sotto lui, così fa un po' di pesce. No, ma adesso aspettiamo un po', vediamo un po'. Però la tinca in diretta non me la fai, Samu. Prova a sentirla. Beh, la chiamiamo? Chiamiamo Tinka. Ho visto che ci stava. Ah, guarda, ci sta guardando anche Tinkaman. Saluta Tinkaman. Eccolo. Perché oggi, lui. Oggi l'ho quasi battuto. Perché? Cosa hai fatto? È col bigatto. Ah, già, è vero, l'hai presa col bigatto, sì. Siamo quasi a pari livello di. Cavolo, non diglielo, perché sennò. Ti elimina dagli amici di Facebook. No, vabbè, il primato continuerà a detenerlo lui, sempre. Il Natale, ciao Natale. Oh, cos'è? Ti sei fermato? Hai rotto sulla l'insalata? Li vedi? Guarda, me ne vado.
L'hai bollettato? Risottino questo? Dai, che vediamo una. L'hai preso o fai finta? È talmente grosso. Cacchio. Vabbè, abbiamo preso un'altra specie, segnate, dai. Segnate un'altra specie. Mi è caduto anche il microfono che ho spaccato il supporto, dovrò prendere. Oh, altra specie! Il persico! Il persicoide! Non sono io che faccio ombra. Via! Ciao! E abbiamo fatto un'altra specie, signore. Esatto, sei stato bravo. Allora, mi metto di là perché c'è il zoole. Ricordiamo, chi magari è entrato più tardi, che poi magari facciamo un post, così, che c'è. Vi ricordiamo che c'è questa super promozione per il mese di luglio, così siamo tutti contenti che voi potete comprare tutti i vostri prodotti che volete per andare in vacanza. Tutti al mare a pescare o dove vuole. Tanta pastura, tanto filo, tanti amini. Comunque abbiamo 35% di sconto su tutti i nostri prodotti, Nomura, Loipini F e Fishing Ferrari. Presso tutti i nostri punti vendita del Paradiso del Pescatore. Qua hai preso verdura ancora però. Sì. Hai verdurato ancora. Sì, perché se sbagli via un attimo... La passata c'è proprio un mazzo di aghi. Esatto. Vabbè, adesso cosa manca? Allora, la scarda l'abbiamo presa, c'è la foto. La savetta l'abbiamo presa, il pigo l'abbiamo preso, il persico l'abbiamo presa. Mancherebbe solo un barbo. E un cavedano, però il cavedano oggi. Il cavedano se ce lo dà, ce lo dà Marco. Esatto, però mi sa che oggi sono un po' esseri mitologici in questa situazione. Faticosa. Beh, il lago comunque è anche basso. Beh, sì, manca tanta acqua. Manca tanta acqua. Adesso speriamo che cominci a fare un po' di acqua in più almeno queste settimane. Vediamo, faccio una pazzia perché ogni tanto le pagano. Mettiamo sulla Mino Rosso da Verde Vas. Aia. Vediamo che cosa succede. Ma sei proprio sicuro di quello che tu stai facendo? Con lo 0,10. Vediamo cosa succede. Tra l'altro la mattina è partita bene perché il bar qua dietro ha fatto delle brioche pazzesche. Abbiamo fatto subito i pesci e poi dopo è arrivato l'uragano Katrina. Non poteva non mancare. Fortunatamente siluri non abbiamo attaccati, però sappiatelo che può capitare anche questo inconveniente perché ci sono molti siluri che disturbano la pescata. Allora, vediamo. Natale dice che sta copiando per giovedì. Vabbè, ma tu non devi copiare Tinkaman ormai. Aspettiamo solo le foto giovedì. Il posto delle tinche non è quello. C'è lui, c'è la sua firma, lo aspettano. C'è la firma dietro sul muro. No, c'è la firma dietro sul muro quando sanno che arriva. Poi c'avrà la macumba particolare, no? Che fa, non so, applaudi in un certo modo e loro arrivano. Poi invece Claudio dà, dai, a chi interessa, a Voltri stanno uscendo delle belle orate a bolognese. Ecco, questo direi Claudio che è molto molto interessante, dai. Meno male. A Voltri sul canale? Vabbè, adesso non chiedere proprio troppo, cioè, se ti ha detto già a Voltri, cioè, perché ti manda il punto GPS? Scusa, anche te, ti sembri un po' eccessivo, esagerato. Si prova. Però allora bisogna andare a fare una combo da orata. Sì. Una bella bolognese strong si usa, non so, non sono bravo in Bologna. Sì, le abbiamo anche per il mare, col trattamento antisalsedine. Dai, un bel barbo. Così lo tiri fuori sicuro. Cioccolataio diretto. Intanto ci sono gli amici falchi che arrivano a perlustrare. No, non ci credo. Mamma mia! Mamma mia! Cioè, ha fatto questa modifica, guardalo. Cioè, incredibile. Adesso piangi però, veramente. Fantastico! Savetta? Savetta? Savettazza? Sono entrate? Samu, visto che non stai facendo niente, pastura, che la tua pastura va bene. Hai appena perso un pesce, mannaggia. Vedete, non c'è proprio un ritmo forsennato, ma quando entrano almeno si riescono a tenere lì per un po'.
Poi ti ha anche risposto dove esce il fiume vicino alla PAM. Okay. Mamma, Claudio, sei troppo bravo. Io non gli avrei detto niente, gli avrei mandato l'emoji del vaffanculo. Troppo bravo. Lì c'è un gommone un po'. Aspetta, vado a prenderlo io. Riesco a fare tutto. Non ti preoccupare. Prego, lascio fare tutto a lei che la riprendo. Abbiamo detto delle nuove bolognesi. Sì, adesso finisci il pesce, dai, che poi mica che ti distrago, poi lo perdi e la colpa è mia. Concentrati. E questa è una bella savetta ancora. Però a vedere come tira. Non riesco a fare il bagno. Dai, forse è su. No? Sì? No? È giallo? No? È un pigo? Beh, dai, un bel pigo. No? Barbo? No, non ci credo. Savetta. Savetta, saveva come tirava. Piccolino? Un barbettino è uscito. Una bella savetta ancora. Guarda qua. Sono bella. Più bella anche di quella di prima. Ecco, sì, esatto. Dai, subito rilascio. Bella savettina. Bravo, adesso parliamo delle bolognesi nuove. Ho perso il mitico barbo. Signori, mi dispiace. Una bella savetta. Quindi, dicevi? Abbiamo in grinta questa gamma qua di Artistic Superior che sta che ha detto usando Marco. Esteticamente davvero bellissime, ma si prestano veramente bene anche con un'azione semi-parabolica. Non risulta troppo parabolica, quindi rimane reattiva sulla ferrata. E poi da 2 settimane neanche sono arrivati anche i mulinellini nuovi da Bolognese. Molto belli anche quelli, passateli a vedere. Intanto, visto che è in pausa pranzo, la gente rimane con noi. Grazie. Adesso ti tocca farne un'altra, dai. Vediamo se. Perché se ne fai un'altra esatto, la documentazione, che quello là in fondo oggi è inutile. Quindi c'è proprio la documentazione video che non si toglierà mai. Allora, intanto vi facciamo vedere se riusciamo. Più o meno la distanza, non so se sono riuscito. 30 metri, sì, forse. Sì, 28-30 metri. Sono lunghi oggi, sotto non rispondevano, insomma. Sono allungati. Cioè, incredibile, signori, è in bolla colossale. Samu, vai a prendere le birre, dai. Sì, agli altri, ha pasturato agli altri, capito? Allora, meno male che Manu c'è. Posso dire che ha fatto la differenza da un pasturatore. Prima stavo pescando con un pasturatore a maglia semi chiusa, sì. Invece dopo ho optato alla fine per un pasturatore con la maglia molto aperta. Questo insieme alla componente del terminale mi ha dato 3 pesci di fila, quindi diciamo che funziona. Devi dargli molta, cioè devi far uscire molto più velocemente, sì, la pastura, sì, dal. Il bigattino scuso lo vogliono sempre, perché se vai solo di pastura sembra che non si ammazzano per mangiare. E anche questa è una savetta, tra l'altro, vedendo come tira. Tra l'altro pensavo fossero degli uccelli che facevano i versi, invece sono dei bambini che stanno facendo il pranzo. Comunque il posto è spettacolare. Sì, sì, sì. Fortunatamente che abbiamo anche noi qualche posto bello. Sì, dai, in zona possiamo anche dire che ce n'è più di uno, dai. L'Adda, vabbè, in primis sì, tutta sì, l'Adda. Sì, e sì. Questo però è perché è vicino. Sì, esatto. E anche noi lo sfruttiamo tanto perché è vicino e si fa subito. Anzi, vi ricordo che se tutto va bene, Matteo sarà in diretta dal Lussemburgo in questi giorni. Grande. Savetta anche questa. Sì, perché tirano molto di più dei pighi. E poi ritorneremo in Adda, però questa volta andremo un po' più in giù. E saremo con i reduci mondiali dei veterani, dei master, e poi magari qualche sorpresa c'è dentro. Non svegliamo troppo. Questo venerdì sera, se riusciamo. Sì, mangiate in calata, tra l'altro, appena lanciato giù. Come dicevo prima, il pesce è abbastanza staccato dal collo. Infatti, il fatto di optare per un pasturatore a maglia aperta, che penso bella, che proprio vada a creare
sì, nube, ma che ti permette di farle entrare in frenesia subito. Oh, ma non dovevi prendere un pesce là in fondo? Marco invece sta disperandosi perché c'è dentro tutti i pesciolini che non li lasciano tregua. Vuoi? Ok. E via anche la savetta che se ne va. Eccola lì. Vediamola lì. Ciao. E anche comunque sono belline, eh. Non sono ancora entrate quelle grosse che si fanno qui, però se entrano anche quella taglia lì e ne fai come stai facendo. Basta, dico, è l'ultimo, adesso non lo fai più. E si può sapere dove siete a pescare? Orca Eros. Non riesci a vedere dov'è? Vediamo, facciamo una panoramica. Comunque guarda, l'abbiamo detto all'inizio del video. Lo diciamo ancora? Siamo a Lecco. Ma scusa, andiamo là un attimo. Dai, tu prendine un altro, perché tanto se non lo prendi tu, quello lì. Cioè, scusate, tienilo lì un attimo nel secchiello, perché questo è un pesce big. È un big pesce. Sto qua. Scusa, fai vedere il big pesce. Prima mi fai lanciare. Ah, scusa. E adesso sei in tensione. Li prende tutti quello là, poi. In diretta, sai che non si perde questa cosa. Sei fregato se non ne prendi uno. Sai questa che ti... Dopo quello là è uno che se la tira, va avanti, tutti i giorni dopo, fica una settimana. Anche un mese, mi sa, eh. Anche un mese. Ho preso più pesci di te. Ciao, fai vedere il big fish che hai preso. Che tiene lì nel secchiello apposta per noi. Mamma che big fish, oh. Questo è degno di nota, vai. Ciao, torna dove sei arrivato. Non esagerare con la grandezza. Guarda, scusate, no, per dirvi, ne ha preso un altro, però questo è un persico. Però intanto lui ne ha preso un altro, Cioè, guarda lì. Niente, ragazzi, oggi purtroppo... Sì, persicotto, però ne ha preso un altro e tu stai lì sempre a guardare. Facci vedere un pesce, dai, su. Purtroppo per Marco oggi è... durissima, perché sono lunghi e per te è difficile, però dai. E poi stai disperando con tutta la pesaglietta perché c'hai sotto. Difficile quando arrivano quelle, è difficile farle andare via, eh. Ripetiamo, no, anzi è tutto bene questa cosa qui, però effettivamente quando poi peschi che non entrano quelli grossi, rompono un po' le scatoline, perché poi ti pelano via tutto. Prendono via il bigatto e il bigattino e meglio. O lo trovi che è completamente... Sì, ti bianco, insomma, solo la pelle. Quello sei stato te o è saltato fish? Ah, è saltato fish, bello era. E niente, Manu oggi è in bolla, signori. È andato. Basta, ormai non lo sferma più nessuno. Non so se riuscite a vedere il galleggiante. Una mangiatina, ma comunque l'acqua è pulitissima, perché vedi la differenza, sì, del fondo lì davanti, vedi l'erbaio sotto. E anche questo non è che ti aiuta tantissimo a pescare con l'acqua che è cristallo. Diciamo che è più difficile, però è il suo bello. Sì. Vabbè, quindi in poche parole avevamo detto che chi perdeva pagava la birra. E Samu quello che deve pagare. È il pesce più grosso fuori diretta, però. Poi per nonnismo paga il più piccolo, no? Quindi mi sa che sei te. Alla fine sei sempre te. Ma che mi ammazza adesso per venirti a vedere? Niente, guarda. Io speravo in una tua tinca in diretta, ma so già che chiudiamo e poi la farai sicuramente.
Vabbè, Claudio dice che con quel persico lì hai vinto. Anche secondo me, c'è anche il barbetto piccolo di che non abbiamo visto perché ero di là. Però effettivamente con un... bravo a vederla mangiare. Sì, esatto, 40 grammi con la canna pesante. 40 grammi per più da 10. Effettivamente ha ragione Claudio, perché c'è stato anche un po' di essere professionista per prendere questa mangiata qua. Cioè, fai vedere che vediamo se riusci a far vedere la linea che state pescando. Mi sa che fai prima andare da mano perché hai fatto casino, hai fatto, insomma, stai ribrillando tutto lì. Manu, niente, mi tocca venire ancora da te. Devo farti vedere la montatura perché poi in negozio me la chiedono. Dai, va bene, poi la mettiamo su anche magari due foto, dopo le facciamo. Mi rimane salvato. Tra l'altro, comunque, non so adesso se le hai viste ancora, ma dopo un po' di pasturazione di... diciamo, e sono andate a scendere un po' le mangiate, quindi vogliono pappa, insomma. Vogliono pappa, la corrente porta via e vogliono la pappa. Allora, semplice, girellina scorrevole col moschettone. Esatto, se c'è troppa roba però dovremo... ecco, bravo, così. Stopperino. Esatto, che se riesco a mettere a fuoco... oh, eccolo lì, perfetto. In questo caso uno potrebbe fare la brillatura direttamente col filo dello shock leader, però qua, dato che sto pescando con dei finali veramente sottili dello 0,10, ho preferito optare a questo elastichetto, sì, qua, che si chiama power gum. Esatto, col power gum che, se avessi... che mi aiuta un po' sullo strappo. Esatto. E poi finale, girellina, sgancio rapido e finale. E finale. Tu invece non usi come quello di Samu, il pasturatore, ma lo usi quello... vediamo se riesco a farlo un po' diverso. Una tazzina. Sì, esatto. Farlo vedere. Al piombo sotto, insomma. Piombo rispetto sotto. Rimane un po' più dritto. Verticale, insomma. Adesso vediamo se riesco a far vedere la distanza. Se... qua di l'uccello. Eccolo lì. Vedete che comunque la linea più o meno è quella del primo... no, un po' più in là forse. Del primo pilone, via. No, non ci credo. È in bolla, ragazzi, è in bolla. È in bolla. Non ci credo. Vabbè, Manu, la prossima volta lasciamo a casa Samu, solo te, Marco, basta. Capitasse mai in gara di essere così in bolla, mannaggia. Non farti sentire però da Samu, È insolito, perché oggi... no, perché sennò inizierà a piangere e poi dopo si alza troppo il livello del latte e siamo fregati. Di solito a quest'ora avrebbe già avuto 3 partenze di Tink, una da 6 kg, una da 10, perché di solito fa lo show anche lui, Vabbè, allora sappiamo che il Natale viene qua, giovedì vedremo foto di Tink a manetta, ragazzi, questo è... ormai è una sentenza da sempre, non ormai, è una sentenza da sempre, Natale. Cosa hai fatto stavolta? Attenzione! Dimmi che hai un cavedano! No, bigo! No, scardola! Scardolona! Segniamo altra specie! Allora, io ho avuto il sospetto. Ora, non denigro questa scardola, ma vi assicuriamo che qua dentro ci sono ben il doppio. Sì, sì. Slamala tranquillo che poi. Oh, altra specie, check su altra specie, scardola, è anche bella. Bella scardola. Intanto guarda come sta sbrodolando giù pastura manetta. Lo slamatore, niente, le tinche invece si sono fermate, c'è anche un ragazzo giù che sta pescando abbastanza pesante a Spea Method nella, con la tendina, ma anche lì guardate che sto per cadere perché volevo farvi vedere. Oh, segna, scardola fatta. Dai. Allora ci riesci a fare anche un cavedano? E poi andiamo tutti a mangiare. Vediamo. Sì, ti ma... oh, 5 minuti hai. 5 minuti. 5 minuti, signori. Vediamo se riesci a fare un altro pesce diverso in 5 minuti. Ormai sono fisso da lui.
Tanto quello là se la ride sotto i baffi, perché guarda. È un po' è nervoso secondo me, perché di. Ricca di bigattini. Sì, oh, vai giù di brutto, eh. Quindi un po' di tutto, tappo, pastura, mais e bigattini. Ah, poi nel caso per fare magari un qualche savetta in più potete buttare dentro anche un buon quantitativo di pane. Tanto pane. Ah, ti ha lanciato sopra! Adesso uno marca l'altro, sopra proprio, vediamo. Samuele in scia. Samuele in scia. Ok, ti sei fermato giù dove c'è. Allora, in condizione di un lecco normale solitamente preferiamo scarrocciare. Sì, un po' più veloce, esatto. Vende di più, quindi magari scendere sul pasturatore a 30 grammi con la canna un po' in mano, stando in scia alla pastura si vede qualche mangiata in più, però oggi non mangiano ha funzionato. Piuttosto fermi, quindi va bene così. Importante è trovare il modo, poi. Lì sei con l'invitino, abbiamo visto anche che tenendolo lì un attimo invito. Scusi, lei ci può pasturare un po'? Porca. Vai, che hai ancora tempo per farne un altro. Comunque è il primo lancio a vuoto, no? Sì, sì, il primo lancio che hai fatto a vuoto. Perché è un po' di pesaglietta, un po' normale. Ah, mangia di solito nei primi 15 sì, secondi, sì. Se no arrivi a fine passata e fai, e fai il persico. O se no qualche pigo disperso qualche volta. Riproviamo. Vai, riprova, riprova. Corto. Un pesante anche lui, special dispenso. Guarda, guarda come ti sta marcando da vicino lo spot, guarda, sempre più vicino nel lancio il signor Maruffi. Proviamo con della pastura morbida, non l'ho prestata tanto. Vai a schioppare, vediamo, via. Vediamo se si riesce a vedere. No, penso, sì, sì, da qua si vede dal telefono un po' dura che fa l'alone. Che è arrivato giù. No, sono calate perché il Maruffi non vuole più pasturare. Quella, che magnata, che magnata. Si era addormentato un attimo qua. Pam pam. Aia, qua ti ha dato proprio una bella legnata. Vai, ancora, ancora, hai ancora un paio di lanci. Dai, siamo contenti che comunque. Ci spiace solo per stamattina, perché a farlo partire era devastante il vento. Perché sennò avremmo visto anche la Tinca in diretta, avremmo visto delle belle partenze. Infatti anche il ragazzo lì che è solo giù a Tinca non risponde. No, non risponde. Sì, a parte che pesca molto lungo lui rispetto a quello che facciamo noi di solito. Però gli ha fatto anche lui la mattina un paio di partenze belle. Bella doccia di pastura. Che magnata! Questa è bella però, eh! Attenzione! Che mangiata che t'ha dato!
Oh, piano, piano, questa va, ciao. Tira? Devo scrippare. Devi scrippare, scrippa bene senza rompere, ai ai ai, questa mi sa che, signori, questa, se chiudi col jolly, basta. Allora, scrippato, sono riuscito a scrippare. Bravo, questa è chiusa col jolly, eh. Maruffi! Le orecchie basse hai. Questa va, questa va. Questa va, mi sa che questa è troppo grossa, questa è Tinca. Tinca o Barbo? Piano, piano. Signori, dovete per forza aspettare la diretta di più di un'ora. Ma mi sa che qua fa... Che filo hai su? No, è filo del 10. Aia, aia, qua rischiamo. Lasciala andare, lasciala andare, lasciala andare. Adesso ti ferro sopra. Ma vai, entra in corrente. No, no, con calma, con calma. Cerca, se no, più che altro c'è giù quello lì. Andiamo in giù, se no. Dai, lo facciamo spostare un attimo. Con calma. Questa, questa la tirata era un bel pesce, non fare... Ce la fai a passare? Andate a guadinarla a tretto? Sì, più o meno, perché qua mi sa che... È che se vai più in giù dopo prende velocità la corrente. Andata? Ho sentito un rinculo. C'è, c'è ancora? Ha preso sotto le erbe allora. Però non va più. Mi sa che ha preso sotto le erbe allora. Ah, mannaggia. Dai. Vabbè, dai, questa era bella, questo era un bel pesce. Questa deve essere un barbo. Un barbo, una tinca, questo qua, sì, sì. C'è poco da fare, questo era un barbo, una tinca. E hai slamato rotto? No, rotto. Vabbè, preso l'erba, dai. Allora, vieni, vieni che salutiamo tutti, dai, che poi fai ancora un po' di lanci. Sì, una partenza così, ciao. Non l'avresti fermata neanche a volerlo. Allora, ricordiamo come ultimo, 35... 35% di sconto sui prodotti Linea F, Shizuka, Fishin Ferrari e Nomura. Poi arrivano le nuove canne da feeder che metteremo su. Arriveranno le nuove canne da feeder, dobbiamo ancora un pochettino aggiustare qualche cosina, quindi abbiate un po' di pazienza, però nel frattempo sicuramente arriveranno un sacco di novità. Continuate a seguirci sulle pagine Facebook che pubblichiamo tutto, offerte, novità. Noi ricondividiamo, sconti, quindi alla fine lo sapete, magari facciamo qualche foto tanto per l'anteprima, andiamo a vedere, vabbè, guarda, è depresso, andiamo lo stesso perché digli qualcosa, perché sennò dopo si prende male, guarda, guarda com'è depresso, guarda, sta piangendo, sta bagnando la pastura. Scusi. Scusi lei. Le è andata bene che l'ha persa, perché sennò guarda. Comunque ne ho perso un'altra anch'io, ho fatto finta di niente. Sì, ma sempre quando non ti inquadriamo, com'è sta cosa? Oh. Ma io lo sai, infatti adesso quando chiudi la diretta ne prendo. Fai, e metteremo sulle foto, dai. Non piangere però, perché si alza l'adda. No, poi. Ma va. Vabbè, se non avete... Figurati. Guardate che belli che sono, sembrano i gemelli diversi, uno e due lì così. Andiamo a salutare Marco, che tanto ritroveremo sicuro, perché ormai dobbiamo andare a trovarlo nelle sue zone. La prossima... La prossima delle sue zone. Prossimo anno in Taro. Tra l'altro lo dico sempre tutti gli anni, no? Quando ci sono le cheppie devo andare. Dai, allora salutiamo. Marco, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi. E grazie a te, Andrea. Da Lecco. Questo è tutto. È tutto, soprattutto l'ultima rottura, però è stata sensazionale. Ciao a tutti.